Blitz contro l'immigrazione irregolare dei carabinieri della compagnia di Giuliano insieme ai colleghi della stazione di Varcaturo, diretti dal capitano Delisa e coordinati dal tenente Viviano e dal maresciallo Pietro Ungaro. Con loro anche gli agenti della Polizia Municipale, diretti dal comandante Petrillo, che hanno effettuato i controlli amministrativi. Trovati scantinati, utilizzati come abitazioni, nei quali hanno stipato fino a 10 persone, sono 5 gli stabili controllati, nei quali vivevano una trentina di immigrati, di cui una ventina senza documenti. I 40 tra carabinieri e vigili urbani hanno poi effettuato ispezioni accurate, scoprendo uno scantinato trasformato in appartamento dove tra i rifiuti si organizzavano cene dove alcune donne si prostituivano. Scoperto anche una sorta di centro estetico per immigrati, il tutto irregolare e privo di autorizzazione, con le forze dell'ordine anche i tecnici dell'Enel che hanno effettuato sopralluoghi. Naturalmente in quasi tutti i casi la laccia alla corrente elettrica era abusiva. Sul posto presente il sindaco Antonio Pozzillo e il consigliere comunale Francesco Iovinella. Ascoltiamo il primo cittadino. Nel mirino le sacche di illegalità diffusa e anche la irregolarità legata allo sfruttamento di posizione d'altro, l'operazione nasce per questo, in quella che non può essere una casa e anche questa deve diventare una parte della città in cui valgono le regole del vivere civile e lo Stato fa sentire la propria presenza. Io la settimana scorsa ho scritto al prefetto, al questore, al comandante dell'arma, ne approfitto per ringraziare il prefetto, i deputati dell'arma, il capitano Delise e il tenente Viviani per l'impegno e la collaborazione che ci stanno dando per rimettere ordine in questa città. Ringrazio il comandante Petrillo per l'impegno della Polizia Municipale. Stiamo cercando di rendere via Licolamare una parte della città di Giuliano, perché Giuliano comincia a piazza Cristoforo Colombo e anche qui ci devono essere le regole dello Stato, dobbiamo recuperare la vivibilità per chi ci vive.